comandante della Legione Carabinieri Veneto, generale di brigata Giuseppe Spina, accompagnato dal vicario del prefetto, dottor Luigi Vitetti, e dal vice sindaco di Padova, Andrea Micalizzi, si avvicinerà alla corona deposta davanti alla stele per rendere l'onore ai caduti. Viene data ora lettura della motivazione che ha dato luogo alla concessione della medaglia d'oro al valor militare alla memoria. La sera del 5 febbraio 1981, il turno del nucleo radiomobile 19-2, capeggiato dall'appuntato Enea Codotto e con autista il carabiniere Luigi Maronese, si recava per un intervento nei pressi del canale scaricatore, nel quartiere Bassanello, a seguito della chiamata di un cittadino. Arrivati sul posto, i due sorprendevano alcuni militanti dei NAR, un gruppo terrorista neofascista, che tentavano di recuperare un borsone di armi precedentemente nascosto nel letto del canale. Scoperto dai militari, il gruppo ingaggiava un violento conflitto a fuoco con loro, colpendoli a morte. Prima di essere uccisi, i carabinieri riuscivano a loro volta a colpire il leader del gruppo, Valerio Fioravanti, che, gravemente ferito ad entrambe le gambe, veniva successivamente arrestato.